intervento di rivalutazione ambientale, perché si sta avviando a diventare una delle più grandi discariche controllate d'Italia. Una mega discarica via dell'Acino che interesserà 19,5 ettari di territorio. Da associazioni e comitati è stato rivolto un appello alle autorità regionali e locali e ai rappresentanti politici del territorio interessato perché si eviti questo ulteriore aggravio ambientale e sanitario per il Campidano. Noi come comitato mega discarica ci opponiamo alla costituzione del terzo mondo e forse di un ulteriore quarto che dovrebbe ricevere le ceneri dell'inceneritore di Macchiarini. E pensiamo a un ridimensionamento del progetto adeguato alla strategia rifiuti zero. Non ne chiediamo il blocco per capriccio, ma perché siamo consapevoli che una gestione così scellerata dei rifiuti non possa proseguire. Siamo consapevoli che le discariche di queste dimensioni creino degrado ambientale e che siano causa di grandi rischi per la salute. Diversi studi dimostrano che nelle popolazioni residenti nelle vicinanze delle discariche aumentano molte malattie. Il Position Paper in Italia del 12 agosto 2015 è un documento che parla della gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani. È redatto da LIS dell'Italia, una società internazionale dei medici per l'ambiente, che ha come autori eminenti personalità in campo medico come Agostino Di Ciala, Patrizia Gentilini, Ferdinando Lari e il compianto Vincenzo Migalegno, che ricordiamo per il suo impegno costante e le innumerevoli battaglie portate avanti in difesa dell'ambiente e della salubrità. Analizzano con rigore scientifico le conseguenze sanitarie sulla salute causate dalle discariche dei rifiuti. Pertanto chiediamo alle autorità competenti di assumere davanti ai cittadini del territorio la responsabilità di affermare pubblicamente che le tante sofferenze causate dalle numerose malattie che interessano le nostre famiglie non siano diretta conseguenza anche della presenza della discarica consortile ed escludere la possibilità di un nuovo incremento in ragione del suo smisurato ampliamento. Che ci sia una ferma presa di posizione da parte della classe politica e di tutta la comunità per bloccare la costruzione di questo terzo muro e utilizzare le risorse finanziarie disponibili per portare ad attuare gli impianti di trattamento delle frazioni valorizzabili, vetro, plastica, cartone, eccetera, e del secco residuo. La strategia rifiuti zero, fatta propria dalla giunta Piglio e denunciata nel programma della vecchia e della nuova amministrazione di Villacino, prevede infatti l'utilizzo di impianti già in parte gestiti dalla società Villa Service. Consentirebbe di conservare la forza lavoro di tutti gli attuali dipendenti della Villa Service, oltre a dare la possibilità di nuove e durature assunzioni e di maggiori introiti. Di attuare nell'immediato le proposte progettuali e operative affinché prenda avvio nell'immediato la strategia rifiuti zero, proposte elaborate proprio per la zona industriale di Villacino. Il costo del terzo modulo, ricordiamolo, è stimato in circa 15 milioni di euro. Un impianto di trattamento e recupero delle materie utili ne costerebbe meno della metà, con positive ricadute ambientali, recupero delle materie utili, ritorno economico e occupazionale. La costituzione di un tavolo tecnico per poterci confrontare amministratori e comunità su tale proposta, al fine di intraprendere un percorso virtuoso che conduca ad un'economia circolare, escluda la realizzazione di un ulteriore muro di discarica e preveda la bonifica del territorio inquinato. Non possiamo rimandare oltre le decisioni che ci vengono richieste anche dalle direttive europee e che ci sottopongono a procedure di infrazione con ingenti costi a carico della collettività. Noi crediamo nella strategia rifiuti zero e siamo certi che Villacino possa essere pioniere del cambiamento. Crediamo abbia le potenzialità, i mezzi e la sensibilità per riuscire ad avviarla. Villacino fa già da diversi anni la raccolta differenziata, con risultati che superano il 70%,
Quindi basta solo fare meglio quello che facciamo già. Le amministrazioni si susseguono, ma non sono lungimiranti. Temono il nuovo e sono arrabbiate il vecchio. Leggo il testo che il dottor Migaleddu ha redatto proprio sulla gestione sostenibile dei rifiuti, e il punto 5.1 parla delle conseguenze sanitarie delle discariche. Le discariche dei rifiuti sono, in questo momento, la modalità di smaltimento più diffusa nel nostro paese. Discariche che, anche se controllate, possono causare contaminazione del suolo, in particolare da metalli pesanti, e delle falde acquifere, inquinamento atmosferico, oltre a particolare da metalli pesanti, e dalle falde acquifere, inquinamento atmosferico, oltre a contaminazione della catena alimentare. Considerando soltanto le discariche per RSU, apparentemente ben gestite, uno studio osservazionale condotto in Italia per un periodo di 9 anni e in un'area che comprendeva 8 comuni, oltre 11.000 residenti, limitrofi a una discarica, ha mostrato eccessi di mortalità anche per malattie non neoplastiche, cardiovascolari, respiratorie, dell'apparato digerente e del sistema nervoso. Un altro studio condotto tra il 1995 e il 2000 su una vasta area della Toscana, 6 discariche localizzate in 5 diverse province, ha rilevato eccessi di mortalità per malattie cardiocircolatorie e cerebrovascolari, per tumori maligni e del fegato e della vescica. È stato inoltre riportato un aumentato rischio di malformazioni congenite in popolazioni residenti in prossimità di discariche. Una revisione della letteratura ha segnalato un incremento di rischio pari al 2% per l'insorgenza di anomalie congenite e del 6% per basso peso alla nascita nella popolazione residente entro 2 km di distanza da discarica di rifiuti. L'incremento del rischio è risultato essere maggiore nel caso di discariche di rifiuti tossici. Eccessi di anomalie congenite, in particolare difetti del tubo neurale, dell'apparato circolatorio, gastrochisi e paratoschisi, innati da madri residenti in prossimità di discariche per rifiuti tossico-nocivi, sono stati rilevati anche in altri studi. È stato inoltre suggerito come il tasso di malformazioni congenite decresca all'aumentare della distanza della discarica. Alcuni studi hanno evidenziato la possibile presenza di un aumento del rischio di neoplasia del fegato e delle vie biliari, del rene, del pancreas, della vescica, dello stomaco, del polmone, della prostata e un'aumentata frequenza di linfoma non Hodgkin in chi vive in prossimità di queste aree. Anche nel caso in cui il percolato contenga basse concentrazioni di contaminanti chimici con capacità cancerogena nota, la presenza combinata di più sostanze può generare elevata tossicità e causare effetti sinergici o additivi in termini di citotossicità e genotossicità. Studi in vitro hanno inoltre dimostrato che il percolato è in grado di indurre danno del DNA, apoptosicità e stress ossidativo, rappresentando un grave rischio per la salute umana e l'ambiente. Oltre all'inquinamento da tossici chimici, sono possibili rischi di contaminazione microbiologica da diffusione di batteri potenzialmente patogeni, la cui presenza è stata dimostrata sia in campioni di aria indoor, outdoor, che nel suolo, con elevata frequenza di batteri grandi e rapidi. L'inquinamento dell'aria, in particolare, è di entità tale da incrementare il rischio sanitario e alterare la qualità della vita dei residenti in territori limitrofi, principalmente a causa di emissioni non convogliate di acido solforico, metano, CO2 e di oltre 200 composti organici non metanici, cloro, vinile, benzene, metalli pesanti e particolato. Il biogas prodotto dalle discariche ha anche un'ulteriore ricaduta negativa a causa dell'effetto clima alterante del metano. Le emissioni di metano dalle discariche di rifiuti urbani e dalle aree di scarico ammontano circa il 90% di tutte le emissioni prodotte dai vari sistemi di trattamento dei rifiuti. Tuttavia, pur rappresentando circa il 18% delle emissioni antropogeniche di metano in termini globali, le emissioni di gas serra attribuibili ai rifiuti contribuiscono solo in piccola parte alle emissioni antropogeniche totali dei gas serra. Uno studio sull'esposizione
l'esposizione al piombo, ha rilevato che la concentrazione di questo metallo tossico nella polvere domestica di case localizzate in prossimità di una discarica dismessa supera i livelli di legge del 17% dei casi e che valori rilevanti di piombo erano riscontrati nel sangue di bambini di età inferiore ai 6 anni residenti nell'area esaminata. Studi in vitro hanno dimostrato una immunotossicità e una capacità di indurre processi flogistici più marcati per il particolato proveniente da siti che occupano discariche rispetto a quello campionato in zone urbane o rurali. Questo era il testo integrale. Ci diano quello che vogliamo e quello di cui abbiamo diritto.